Mondo dell'ospitalità, eccoci ancora una volta per un live da Instagram e Facebook. E oggi vorrei parlarvi dell'importanza della comunicazione. Allora, ultimamente in molti dei miei seminari, nei questionari di pre-work, quindi di pre-lavoro, dove cerco di capire quali sono le aspettative dei partecipanti, vedo che la maggior parte dei problemi sono problemi di comunicazione, comunicazione tra i colleghi, comunicazione da proprietari e manager al resto dello staff e viceversa. Ciao Giuseppe da Fondi, ciao ragazzi che mi state guardando sia da Facebook che da Instagram. Quindi vedo nella maggior parte dei casi che ci sono problemi di comunicazione, ma perché si utilizzano semplicemente male le parole, ok? Quello che vorrei suggerire da subito è di non utilizzare più la parola no. Ciao Giuseppe, non utilizzare più la parola no. E per quanto riguarda, non so, un nuovo cocktail che ha fatto il vostro collega, un nuovo concetto che vi è appena stato esposto, ne avete parlato magari tra colleghi o un membro del vostro staff ha voluto condividere con voi come proprietari del locale o viceversa. Invece di dire no, la maggior parte dei casi si dice: ma che cosa stai dicendo? Ma come ti è venuto in mente? E quindi con conseguente frustrazione della persona dall'altro lato. Quindi, che cos'è che potremmo dire? Ciao Andrea dall'Australia, ma che adesso sta a Sperlonga, mi sembra di capire, benvenuto. Stiamo parlando della comunicazione efficace nel mondo del bar, nel mondo dell'ospitalità in generale, quindi non diciamo mai no ai nostri collaboratori, ai nostri manager, non possiamo ovviamente, ma da manager al resto dello staff, ma potremmo dire per esempio qualcosa del tipo: perché non analizziamo meglio insieme come fare? Aiutemi a capire come meglio questo si può adattare alla nostra realtà, come questo può essere applicato. Fammi capire meglio quali sono il tuo concetto dietro a questa idea, anzi ti ringrazio di averla condivisa con me. In questo modo facciamo vedere che stiamo prendendo in considerazione la loro creatività, stiamo prendendo in considerazione il fatto, il loro tempo, quindi che apprezziamo il loro tempo, no? La maggior parte dei casi si dice: ma no, adesso non c'è tempo, ma che cosa stai dicendo? Ma ce l'abbiamo già il menù, ma ce l'abbiamo già il cocktail vincente, ma chi ti credi di essere, cose varie, invece di apprezzare il tempo di quella persona che altrimenti non avrebbe. Quella persona vuole semplicemente sentirsi ascoltata, vuole semplicemente sentirsi parte di una squadra di lavoro e quindi non necessariamente soltanto dal manager al membro dello staff, anche da un responsabile, da team leader o anche da collega a collega, invece di dire: ma no, ma questo non lo diremo mai al proprietario, ma chissà chi lo sente. Ma se invece l'idea è valida, perché non vi sedete insieme e diciamo: analizziamolo meglio insieme? Come potrebbe essere il miglior modo per condividerlo con il nostro manager? Andiamo a cercare qual è il punto che gli serve di più, che va a suo favore, che ovviamente ci fa ottenere anche quello che vogliamo noi, ok? Oppure, per esempio, sempre per quanto riguarda la presa di posizione, la presa in considerazione di una nuova idea, si potrebbe dire: bellissimo il lavoro che hai fatto, ok, mi è piaciuta la tua scelta, la tua idea, vediamo un attimino se riusciamo ad adattarla meglio, vediamo se questo cocktail, magari, o se questo piatto può essere adattato in questo momento storico del nostro locale, o magari se possiamo prenderlo in considerazione per un prossimo menù, o magari semplicemente per un prossimo evento. Ok? Mettiamoci da parte questa idea, questo concetto, e non necessariamente deve essere messo nero su bianco come se fosse in un menù che poi rimane magari stampato, magari l'abbiamo pagato anche un sacco di soldi. Ma quindi magari trasferire quest'idea in un concetto.
magari utilizzare quel membro dello staff che viene da un paese in particolare, da una nazione, da una regione in particolare, per creare un evento su misura, che magari noi non abbiamo le competenze, le conoscenze di quali sono magari i piatti tipici, quali sono, qual è il mondo del bere di quella nazione, e quindi possiamo farci aiutare dai nostri colleghi e dal nostro staff. In questo modo, sia come responsabili che come manager e come team leader, andiamo un po' a delegare quelli che altrimenti sarebbero delle rogne oppure dei concetti che dobbiamo andarci a studiare noi in prima persona. Magari non abbiamo il tempo perché abbiamo tante fatture da mettere a posto, i fornitori da pagare, non so, il delivery, l'agenzia creativa che ci cura tutta la parte dei social media. Abbiamo già tantissime cose da fare, quindi imparare a delegare, ok? In questo modo, con una comunicazione efficace, abbiamo anche il modo di dare potere al nostro staff, ragazzi. Noi ci lamentiamo sempre che il nostro staff non ci capisce, ma la maggior parte dei casi non siamo noi, anche come colleghi, semplicemente tra colleghi e colleghi, a cercare di utilizzare i punti di forza della forza lavoro, scusatemi del il gioco di parole, i punti di forza dei nostri colleghi. Cos'è che ti piace fare? Qual è la tua passione? Perché ovviamente sappiamo benissimo che quando una persona fa qualcosa con passione, come l'andrà a fare? Non con il 100%, ma con il 1000% di se stesso, e quindi generando dei risultati veramente non accettabili, ma considerevoli, ok? Quindi, alcuni parlano della tecnica del sandwich, non so se l'avete mai sentita. Quindi, che cosa andiamo a fare? Andiamo a fare un feedback costruttivo in mezzo a due contributi positivi, ok? Quindi andremo a dire qualcosa di positivo e dopodiché andiamo a mettere al centro la critica costruttiva, utilizzando, come abbiamo detto prima, le parole giuste. Dopodiché andiamo a terminare con uno statement, con una frase positiva, ok? Quindi non so, adesso inventiamocela una insieme al momento. Se qualcuno ce l'ha in mente, magari potete scriverla anche qui nella chat box che avete sia su Instagram che su Facebook. Quindi andiamo a dire, non so, magari, ecco, c'è il mio gatto che arriva, che vuole fare anche lui uno statement. Dai, ditemi qualche scenario possibile tra voi e il vostro staff, magari mettetelo nella chat box. Vediamo un po'. Nessuno. Va bene, allora comincio io. Allora, mettiamo il caso che questa persona ultimamente è un po' lasciato. Non è super concentrata in quello che sta facendo, magari nel modo in cui fa i cocktail o nel modo in cui spiega i piatti al tavolo, ok? Invece di andare direttamente, ma che cosa stai facendo in questo periodo? Sei fuori di te, non ti riconosco più, quindi è qualcosa del tipo, sei sempre stato nel team un esempio da seguire per quanto riguarda focus e concentrazione, attenzione a dettagli, quindi la parte positiva, la critica costruttiva al centro. Ultimamente ti vedo un po' spento, c'è qualcosa che posso fare per te o qualcosa che vuoi condividere con me? E poi finire con, fino alla settimana scorsa, le tue vendite sono state veramente notevoli, dando un'occhiata a quelle che sono le nostre statistiche sul computer. Quindi continua così, ok? Quindi abbiamo ottenuto quello che volevamo, ossia condividere il fatto che, quindi di fargli consapevolezza sul fatto che ci siamo accorti che ultimamente è un po' spento, e l'abbiamo allo stesso modo elogiato, ovviamente non cercando di essere ultra lecchini.
ma diciamo proprio parlare della realtà, di quello che sta succedendo veramente, di andare un po' a enfatizzare i punti di forza e nello stesso tempo andare a mettere consapevolezza su quella che è la critica, tra virgolette, costruttiva. In questo modo la persona si sente presa in causa, ma nello stesso tempo si sente elogiato e magari potrebbe avere molta più motivazione a migliorare o quantomeno a parlare con voi e condividere con voi quali sono le problematiche del momento. Perché molte volte non si sottovaluta questo passo, questo step, si creano dei malcontenti, si vanno avanti per mesi, o per settimane, la gente va via, e non si sa il perché. E questa è una cosa, veramente, pericolosa, soprattutto per le stagioni, dove le persone vengono prese a lavorare con noi per un mese, 2 mesi, massimo 3 mesi e non ci possiamo permettere il lusso di farla andare via da un momento all'altro perché abbiamo fatto gonfiare quel malcontento che poteva invece essere preso in pugno subito, utilizzando le parole giuste per spegnere quel focolaio da subito. Riconciliare gli animi ed andare avanti con una squadra sempre più vincente. Ok, ragazzi.